Donatelli ha un conto in sospeso con Mannini oggi, due tiracci della distanza, una parata, la seconda parata però si è tramutata in un assist per De Vitis. Sì, in effetti il secondo, dopo quel tiro nel secondo tempo, De Vitis ha fatto gol e quindi diciamo che in un certo senso mi ha ripagato di quel mancato gol del primo tempo. Durante l'anno, verso questo periodo, cerco di farlo un gol e oggi ci sono andato abbastanza vicino. Pazienza, l'importante è comunque che abbiamo rimesso una partita che diciamo che stava finendo male per noi. Avete avuto timore che potesse ripetersi quanto accaduto col Bologna? Francamente c'è stato questo timore perché in effetti il Bari per due volte è andato in vantaggio e è dura rimontare dei gol in casa, perché in casa sei portato un attimino a scoprirti e in contropiede poi potevi beccare il terzo gol così. Noi siamo stati bravi, abbiamo trovato quel magnifico gol dopo con Gridelli e diciamo che poi in effetti insomma avevamo speso tanto e la partita diciamo che è finita lì insomma. Ecco, in pratica nell'ultimo quarto d'ora c'è stato un tacito accordo di non belligeranza. Ma non è tacito accordo assolutamente, cioè in quel momento noi ne sappiamo qualche cosa contro il Bari, contro il Bologna abbiamo sofferto tantissimo proprio per questa generosità nostra, a quel punto sinceramente le forze non c'erano più francamente, quindi a quel punto era meglio magari, senza rischiare niente, era meglio magari terminare la partita in quella maniera. Mi sembra pure più giusto, perché dopo che abbiamo rimontato due gol in effetti eravamo spremuti. Vediamo se puoi aiutarci nel decifrare questo calcio di punizione che ha portato in vantaggio il Bari. C'è stata una deviazione in barriera, ma di chi? Guarda, di chi non lo so, comunque so che la palla è stata deviata, leggermente, ma è stata deviata la palla, si è sentito proprio nettamente questo tocco, però chiaramente uno di noi è andato incontro, non mi ricordo chi era, chi fosse, però insomma d'altronde mica l'ha fatta apposta, insomma ha cercato di andare incontro alla palla, magari qualcuno di noi l'ha presa sotto i tacchetti e l'ha deviata leggermente. Diamo i voti e i gol, il più bello qual è stato? Ma a me è piaciuto tantissimo quello di Totò in rovesciata e ha fatto un grandissimo gol come sa fare solo lui. Il duello a distanza tra Maiellaro e Dalla Costa, oggi l'hanno vinto De Vitis e Redout. Ma non credo, insomma, penso che tutti e quattro abbiamo disputato una buona partita, perciò penso che tutto sia finito in parità. Questo ritorno al gol ovviamente fa piacere, galvanizza, fa morale anche. Ma direi di sì, ma l'ho già detto in precedenza, a parte il gol mi soddisfa molto la prestazione in generale. Questo 2-2 è giusto? Avete avuto timore in campo che potesse andare a finire a ricalcare la gara, quella del Coppione col Bologna? Ma forse dopo il secondo gol sì, però ce l'abbiamo messa tutta e fortunatamente, direi anche meritatamente, siamo riusciti a pareggiare. Forse in avanti Paolucci specialmente ha ciccato, è stato bravo Mannini, un'occasione clamorosa. Vabbè, eravamo ancora 1-0, poi siamo riusciti a pareggiare, insomma, non è che abbia influito molto, insomma, penso che anche Paolucci abbia disputato la sua buona partita. Il gol di Redout è stato un numero di alta classe. Ascoltiamo il tuo giudizio, visto che sei dello stesso reparto. Ma direi di sì, ha fatto un buon numero, è stato anche un po' fortunato perché la palla è passata in mezzo alle gambe di Gridelli, però insomma va il merito del gol a questo giocatore. Su in tribuna, dopo il tuo gol, qualcuno ha detto se l'avesse segnato Maradona sarebbe uscito domani sui giornali un titolo a 9 colonne. Ma è giusto che sia così, perché Maradona è un giocatore che il Napoli ha la fortuna di averlo solo lui, quindi è giusto che quando lui fa dei gol impossibili è giusto che si faccia un titolo a 9 colonne. Ma De Vitis, per questo gol di De Vitis, un titolo a quante colonne farebbe? Ma De Vitis per adesso è ancora in negativo. Diciamo un titolo a 5 colonne, va? Ma fate voi, insomma, certo che prima di ritenermi soddisfatto di questo campionato devo almeno cercare di fare altri 4-5 gol. Ritornare in questo stadio, che ti ha visto protagonista 2 anni, Maiellaro che effetto ha fatto? Hai sbagliato spogliatoio come tra Pattoni e Marchesi? No, cioè quello no, però un po' d'effetto me l'ha fatto, è naturale, perché venendo in una città dove sono stato 2 anni, dove mi ha dato tanto, penso che ci stava un po' d'emozione, insomma.
Forse non ti aspettavi una accoglienza particolare dalla curva? Non aspettavo, ero preparato sia ai fischi che agli applausi, perciò non c'erano problemi, insomma. In campo ti sei visto pochino però? Niente, era una partita che l'avevamo preparata in un certo modo, poi ci siamo trovati in vantaggio, però anche da parte del Taranto, che veramente ci ha tenuti bene, insomma. Con la punizione, con la conclusione di Loseto, era uno schema preparato già in allenamento? Sì, è una cosa preparata, perché si aspettano tutto il tiro da me, perché conoscendomi invece ho toccato a corto a lui e lui è arrivato lì. Poi magari la retroguardia non era preparata bene, ha fatto gol. Però poi mi hanno trovato due splendidi gol, perciò una partita meglio di così non poteva finire, insomma. Dai un voto alla tua ex squadra. Come ho sempre ribadito, è una squadra con un anno di esperienza, perciò con qualche uomo in più di esperienza penso che il voto è positivo, e poi penso che la salvezza arriverà molto prima, insomma, di quella dell'anno scorso. Per il Bari? Per il Bari mi auguro di tutto cuore che quei programmi che si erano prefissati, speriamo che si possano mantenere, insomma.